Salve a tutti da Chef Emanuele e ben ritrovati sul mio canale di cucina. Oggi facciamo un agnello a scottadito, molto buono, semplice da fare, Un saporitissimo, classico. classico della cucina romana. Si può fare sulla griglia, si può fare in padella, in vari modi. Noi lo serviremo con un contorno di insalata mista. Vi lascio, come al solito, agli ingredienti e poi continuiamo con la preparazione. Per la nostra ricetta ci serviranno delle costatelle di agnello e sono all'incirca 1 chilo, 2 spicchi d'aglio, del peperoncino o anche del pepe nero, rosmarino. Se volete potete usare i rametti, io uso tranquillamente gli aghi, olio extravergine e sale. In più io metto per una decina di minuti le mie costatelle in una soluzione di acqua, aceto e sale. Tenete conto che per ogni mezzo litro di acqua ci vogliono 2 cucchiai di aceto e 1 cucchiaino di sale fino da caffè. Ho messo le costatelle nell'acqua, aceto e sale e le faccio stare così per 10 minuti, girandole ogni tanto. Per il contorno del nostro agnello, io faccio un'insalata mista, c'è scarolina, c'è scarola riccia, c'è lattuga, c'è, come vedete, anche del radicchio, ci metto anche del finocchio che adesso sto tagliando e poi, se ci piace, possiamo mettere anche dei ravanelli tranquillamente. Adesso mettiamo tutto nell'acqua, la laviamo bene e la mettiamo a colare poi in uno scolapasta, in modo che non rimanga acqua eccessiva all'interno. Per condire la nostra insalata usiamo dell'olio extravergine, del sale e dell'aceto di mele. Se vi piace potete aggiungere a questo punto, una volta che è lavata e scolata bene, anche del cipollotto fresco. Per quanto riguarda queste costine, non ci sarà bisogno di batterle. Vedete, sono belle sottili. Mentre queste, che hanno tutta la carne, le dobbiamo battere per renderle più sottili. Quindi ce le battiamo con il nostro batticarne. Vedete, questa va benissimo, questa già è bella sottile. Le altre ce le dobbiamo battere con il nostro batticarne. Cominciamo a battere le nostre costolette, facciamole abbastanza sottili, vedete? Ce le facciamo tutte così e poi le cuociamo. Adesso che le mie costolette sono tutte schiacciate, quelle che dovevano essere schiacciate, io prendo l'olio, faccio un bel giro intorno, ci metto anche il sale. Non esagerate, poi le finiamo di salare dopo. E il nostro rosmarino. Anche questo, come vi ho detto, a piacere. Se volete metterlo così ad aghetti oppure lo volete mettere a rametti. Mettiamo anche il pepe o il peperoncino. Mi sono preparata una padella, per me è una padella di ferro, ma voi potete usare tranquillamente una griglia, anche se volete sulla brace, va benissimo. E adesso che è bella calda, ci mettiamo le nostre costatelle. Ecco qui, bella calda, mettiamo le nostre costatelle, mettiamoci anche l'aglio, io lo lascio intero. Le ho rigirate, adesso le faccio rosolare anche dall'altro lato e poi le copro con un coperchio. Le faccio cuocere per una decina di minuti con il coperchio chiuso, poi
apro, alzo al massimo la fiamma e le faccio finire di rosolare. Tenete conto che se le fate sulla brace, le dovete spennellare con dell'olio, un po' di rosmarino e un po' di sale, oppure prendete il rametto di rosmarino e glielo spennellate sopra. Se lo fate così invece, praticamente in padella, usate questo mio metodo. Rosolate anche dall'altra parte, io adesso metto il coperchio e come vi ho detto lascio così per circa 10 minuti, non di più. E poi le facciamo diventare belle rosolate. Ecco qui ho scoperto la carne dopo circa 10 minuti, 8 minuti. Adesso me la rigiro e adesso fiamma vivace. La rosoliamo. State attenti che l'aglio non si bruci. Se vedete che brucia troppo una volta che il tutto si è rosolato, levatelo, tanto ormai ha dato il suo gusto. Io lo metto qui di lato così lo controllo. Ecco qui le nostre costolette sono belle rosolate, vedete quanto grasso hanno cacciato? E adesso possiamo impiattare. Io già ho condito l'insalata dopo averla messa a colare nello scolapasta, quindi bella asciutta. Ecco il nostro agnello scottadito pronto per essere servito con la sua insalata di contorno. Buon appetito a tutti!